foto insieme, è stata una scelta condivisa. Una persona che in questo momento fosse il più possibile fuori dagli schieramenti della politica tradizionale e che avesse una capacità professionale importante in una città dove negli ultimi 3-4 anni c'è stata la stasi, si legge nel volto dei cittadini anche la preoccupazione, il disamore, il pessimismo per il futuro. Una città dove si è inteso, invece che risolvere i problemi da parte del comune, quello invece di moltiplicarli e di denunciarli invece che di risolverli. Il nostro concetto di legalità è quello di punire i colpevoli, ma il nostro concetto di legalità è quello che ognuno svolga le proprie competenze. Significa il rispetto delle persone e significa per il comune, per gli amministratori pubblici, svolgere correttamente il proprio compito con fatica e con preparazione. L'avvocato Annoni è uno degli avvocati più importanti del ponente della Liguria, con una vasta cultura, con una capacità professionale notevole. C'è bisogno di mettere un po' d'ordine in questa città e c'è bisogno di dare sicurezza ai nostri imprenditori, ai nostri cittadini, per creare lavoro. E per creare lavoro ci vuole che chi fa impresa abbia i tappeti rossi davanti per intraprendere. Qui viviamo di sequestri invece che di risoluzione dei problemi. Molti dicono che Imperia può essere un laboratorio utile anche per quello che succede a Roma. Lei qui ha risolto il problema con la candidatura di Annoni e il suo Presidente della Repubblica ideale chi potrebbe essere? Ecco, io vorrei precisare. Qualcuno dice, perché va per slogan, va per sentito dire, non va per approfondimento, è tanto brutto che invece del confronto ci siano le mistificazioni. Io insieme ad altri ho fatto una proposta che abbiamo valutato e poi condiviso con decine e decine di persone, con una discussione molto partecipata. Quando tutti insieme, unanimemente, abbiamo individuato nell'avvocato Annoni la proposta giusta, questa è una proposta che offriamo alla città. La città vuole ripartire, vuole crescere, esca dalle piccole beghe, dalle piccole polemiche dei partiti e guardi ai problemi della gente. Potremmo dire in grande che a livello nazionale è necessario cogliere da parte di tutti l'emergenza del momento. Un capo dello Stato fuori dagli schemi, chissà anche donna, che possa dare la sensazione di essere super partes e che possa quindi dimostrare che c'è necessità di guardare al futuro con maggiore coraggio e con meno egoismo. È un uomo coraggioso, però il nome lo può dire. Un nome, ce l'avrà un nuovo momento. Guarda, io ritengo che se si volesse dare un segnale anche forte nei confronti delle donne, io credo che abbiamo due ottimi esempi di persone professionalmente valide e fuori da ogni bega, la Cancellieri e la Severino, l'attuale ministro dell'interno e l'attuale ministro della giustizia, due persone di grande valore, penso che potrebbero fare bene.